il settore dell'aria compressa è un settore importante per l'industria italiana, ha un peso energetico di circa l'11%. L'aspetto importante è che esiste un potenziale di risparmio del 33%. Noi come azienda offriamo tutta una serie di audit, di diagnosi energetiche, che ci permettono quindi di quantificare caso per caso, azienda per azienda, l'effettivo potenziale di risparmio presente in ogni singola azienda, e grazie ai nostri audit possiamo individuare quella che è la tecnologia ideale che permette di ottimizzare il risparmio della singola realtà, e dopodiché scegliamo il modello idoneo alla singola applicazione. Spessissimo questo modello rientra in una gamma, in una tecnologia denominata VSD, Variable Speed Drive, quindi è composto da un compressore azionato ad inverter, azionato a velocità variabile. Dopo l'aspetto della ottimizzazione dell'energia nella fase di compressione, sono disponibili tutta una serie di tecnologie applicabili anche nelle fasi successive alla compressione, quindi nella fase di essiccamento, nella distribuzione dell'aria, e non ultimo, in specie negli ultimi anni, si sta diffondendo e i clienti dimostrano sempre di più di apprezzare anche la possibilità di recuperare l'energia termica prodotta durante il funzionamento di un compressore per avere a disposizione acqua calda alle temperature di 80, 85, 90 gradi, che può essere utilizzata poi per il riscaldamento degli ambienti o come preriscaldamento dell'acqua stessa per la realizzazione di vapore in caldaia.